Parliamo di arte a distanza, tra tecnologia e tecniche tridimensionali, ecco come un'opera d'arte può fare il giro del mondo al tempo del Covid. Valentina Fizzotti. Quello che ho fatto è trasformare questi oggetti in file tridimensionali, spedirli via internet, sono arrivati dall'altra parte del mondo e lì l'hanno ricostruito. E diversamente da come faceva Michelangelo, che ci metteva anni, oggi con una stampante tridimensionale si possono stampare in qualche ora, in qualche giorno. Ed è una vera e propria rivoluzione. Arte a distanza. Se la pandemia ci ha fisicamente privati anche delle opere, la creatività ha trovato nuove strade, tutte tecnologiche. Mario Taddei, docente artista con lo pseudonimo di NeoArt 3, ha potuto esporre una sua opera in Cina in piena emergenza sanitaria, senza spostarsi dal suo laboratorio a Cassina de' Pecchi, nel milanese. Ho fatto quest'opera d'arte che è composta da video, ricostruzioni tridimensionali e soprattutto la realtà virtuale con il casco, per cui all'interno si può entrare all'interno di questa città e guardarla come se fosse un organismo vivente. L'ispirazione arriva da Leonardo e dalla sua sfera del Salvador Mundi, che qui è diventata una precisissima ricostruzione in miniatura della città di Shenzhen. Loro dall'altra parte del mondo hanno potuto ricostruire la sfera di Shenzhen completamente in 3D, in plastica, poi dipinta in oro. Dai grandi del passato al futuro anteriore in un click. Oggi, se vogliamo fare la creatività e studiare arte e scienza come faceva Leonardo da Vinci, dobbiamo usare strumenti digitali. Quindi tutto quello che abbiamo incredibilmente a disposizione, caschi virtuali, stampanti 3D, ci può essere utile anche per l'arte. Il Covid ci insegna che i musei ormai devono cambiare, devono rivoluzionare il modo di essere. Così sono nati uno sconfinato museo virtuale e un progetto in cerca di start-up adatto alle gallerie, ma anche alla scuola del futuro. Una sedia che con casco e guanti manipolatori virtuali si trasforma in una macchina del tempo. Primo esperimento, la ricostruzione di una parte della città proibita a Pechino nell'anno zero, tutta da toccare.